Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri a Scuola di Legalità, una visita al Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila per confrontarsi con i carabinieri sul tema della cultura della legalità, appunto, e sui valori fondanti della Repubblica, prossima alla celebrazione del suo 76esimo anno. Accompagnati dalla dirigente scolastica Antonella Conio e dagli insegnanti, i ragazzi sono stati ricevuti dal comandante provinciale, il colonnello Nicola Mirante, dal comandante del reparto Biodiversità dei Carabinieri, il tenente colonnello Irene Sebastiani. Gli studenti dell'indirizzo musicale hanno suonato l'Inno d'Italia, che hanno cantato con i compagni con i carabinieri presenti. Con un alzabandiera commovente e sentito, a sottolineare ancora una volta l'importanza del tricolore vessillo nazionale sancito dalla Costituzione. Una mattinata molto bella e intensa per il colonnello Mirante e i suoi collaboratori, ma anche per gli alunni e gli insegnanti. È importante crescere insieme e per noi oggi è stata una giornata veramente fantastica per questo momento che gli alunni, la dirigente e gli insegnanti ci hanno regalato, perché cominciare le attività mattutine con i ragazzi, con il nostro futuro, con quello che è il nostro patrimonio più importante, è per noi stimolo per impegnarci di più sotto quello che è il simbolo della bandiera, proprio in questi giorni che ci avviciniamo a quella che è la festa della Repubblica del 2 giugno. Quindi alza bandiera con noi vuol dire un rinnovato impegno per noi a far bene nel segno di quella che è la libertà, la giustizia e la pace. L'Arma mette sempre al centro la collaborazione con i cittadini, è anche un modo per formare i cittadini del futuro più consapevoli, questo? Assolutamente sì, è fondamentale crescere, operare e creare quel momento di osmosi tra quelle che sono le istituzioni e quello che è il futuro, i giovani del futuro che sono gli studenti, sono gli allievi, poi questi sono meravigliosamente delle persone fantastiche per la loro capacità sia di suonare ma per quello che trasmettono in energia e in voglia di vivere, insomma.